Buonasera e bentrovati con la pagina sportiva. Grande soddisfazione in casa Arezzo dopo il pareggio di Perugia che è significata la conquista dei playoff. Risentiamo le parole di Paolo Indiani. Mister, un pareggio che vale ben più di un punto solo. Sì, lo diceva il collega, la soddisfazione è enorme, indubbiamente, perché un'altra buonissima, ennesima buonissima gara, anche se dentro di me c'è un pizzico di rammarico perché dopo i vantaggi eravamo vinto di portarla. Eravamo vinto di portarla perché se ce la facevamo a far passare qualche altro minuto, loro stavano esasperando tutte le osse offensive e sicuramente ci sarebbe stato degli spazi per fargli male. Incontro gioco, peccato aver preso i pari quasi subito, però alla fine è chiaro, la soddisfazione è enorme lo stesso, buonissima gara e va bene così. Risultato raggiunto, playoff raggiunti e anche una buona prestazione proprio in vista dei playoff, in modo che uno possa pensare anche di potersela giocare comunque anche con le squadre che non sono proprio degli ultimi posti dei playoff come l'Arezzo. No, stiamo bene, l'abbiamo dimostrato sia con la Torres seconda in classifica e oggi con il Perugia quarto in classifica. Sicuramente stiamo bene, però credo la soddisfazione, ecco, no però, soddisfazione enorme, grossa, incredibile, incredibile, credo che quest'anno come valore, come quello che abbiamo fatto sia superiore addirittura all'anno scorso. Con 14-15 elementi della D, con 5-6 giovani tutte le volte dall'inizio, arrivare a raggiungere i playoff, addirittura una giornata d'anticipo, credo sia una cosa e dar merito a tutti, principalmente ai ragazzi che sono stati encomiabili. Ed ecco le parole dell'allenatore del Perugia Formisano al termine del match. Mister Formisano, un pareggio, è soddisfatto o meno di questo risultato? C'è un po' di rammarico per come avevamo approcciato alla partita, con un'identità, una voglia di essere padroni della partita. Forse il primo tempo non siamo stati cattivi abbastanza, abbiamo avuto due occasioni clamorose per poter andare in vantaggio, abbiamo subito lo svantaggio su una situazione casuale, caotica, che non dovevamo permetterci di subire. Rischiavamo di avere una doccia gelata, invece c'è stata una reazione, c'è stata veemenza, prima il pareggio, poi l'occasione clamorosa con Sacchetti che meritavamo di chiuderla, quindi soddisfatto a metà, guardiamo avanti. Ecco, lei all'andata non c'era perché è subentrato proprio il giorno successivo. Come ha trovato quest'Arezzo? No, benissimo, benissimo. Per me è stato un piacere affrontare il mister, io credo che abbia fatto un lavoro straordinario, una squadra vera. Una squadra che ha dei valori, una squadra che ha un'identità chiara, una squadra che sa capire anche le situazioni. Oggi è cambiato qualcosa, è venuta 4-3-3, si è abbassata col baricentro, voi complice probabilmente la condizione di Pattarello, immagino, però comunque è un'ottima squadra, dirà la sua sicuramente da qui alla fine. Ecco, playoff che erano comunque assicurati, vittoria, pareggio cambiava poco. Come andrete a affrontare ora queste ultime partite? Dobbiamo affrontarla con voglia e cattiveria. Noi sicuramente siamo il Perugia, siamo chiamati a fare sempre qualcosa in più rispetto a quello che accade. E dobbiamo trovare la compattezza. Io oggi ho visto una bella partita, ho visto due squadre vere. Poteva essere un antipasto di quello che saranno i playoff e quindi se noi l'affrontiamo con questo piglio e ci aggiungiamo il pizzico di voglia e cattiveria possiamo andare lontano. Parliamo adesso della Serie D dove è sempre più in crisi il Sansepolcro, ieri travolto da una Pianese che invece accarezza il sogno del ritorno in Serie C. Una Pianese che sente profumo di promozione trova dall'altra parte un Sansepolcro che potrebbe rimanere invischiato fino al collo nelle sabbie mobili della zona retrocessione. È iniziata la partita tra Pianese e Sansepolcro. Si era dipinto, poi entra in area, Boccava fa tutto il campo, dietro per le donne, tira le donne, parata sulla linea. Proietto, bella palla per le donne, buona idea, di prima intenzione, si gira alle donne, ce l'ha sul destro, poi prova il tiro, non era male. Parte Proietto sul primo palo, rimane in aria lo quarto, Murato, poi Mignani. Calcio di rigore forse, non so, perché c'è una mischia furibonda. Fischia il direttore di gara, parte le donne, Castello, portiere, la mette dentro, Pianese che al 27esimo passa in vantaggio con Niccolò le donne. Pianese contro Sansepolcro, risultato di 1-0, siamo alle donne su calcio di rigore, poi le donne, Mastropietro in mezzo all'area, Mastropietro tira la rete di Mastropietro, grande di la Pianese,
Bellissimo, bellissimo gol di Mastro Pietro. Boccadamo, bello stop, poi serve Bramante. Bramante entra in area, c'è sulla sinistra, tira prettamente in porta. Poi le donne, arriva il gol! Il portiere, palla che è passata tra le gambe di Stasio. Gran gol, gran gol, gran gol di le donne, 3-0. Rientra sul sinistro, Bramante, poi palla per Mignani. Simeoni, Simeoni fascia a terra. Rigore. Calcio di rigore per la Pianese. È pronto Bramante. Parte Bramante dal dischetto. Parte Bramante con il sinistro, piazza magistrale il calcio di rigore. Palla da parte, portiere all'altra. Al 24esimo, quindi Bramante firma il poker per la Pianese, 4-0, una Pianese spumeggiante, batte 4-0 il Sansepolcro. E passiamo adesso al basket, si è chiusa la stagione con una sconfitta per la Amenesba, che tuttavia ha tanti motivi per essere soddisfatta di quello che ha disputato. Finisce con una sconfitta la stagione dell'Amen Scuola Basket Arezzo, il campus varese espugna il Palaestra d'Agata per 90-85, questi parziali 32-24, 44-43, 63-69. È stata una partita equilibrata che ha visto nel finale la formazione lombarda trascinata da un grande Zao. La partita era iniziata su ritmi altissimi, gli ospiti si erano presentati ad Arezzo con 4 triple consecutive su altrettanti tentativi che hanno messo in mostra le grandi capacità balistiche della formazione varesina. L'Amen però non è stata da meno e grazie a Zocca e ai 7 punti in fila di Rossi riesce a chiudere il primo quarto in vantaggio 3-2-2-4. Nel secondo parziale calano i ritmi ma si accende il protagonista di questa partita, ovvero Zao, che ha segnato ben 14 punti consecutivi per la sua squadra, provando a ricucire il divario tra le due formazioni, tanto che solo grazie ad alcune invenzioni di Toia l'Amen è andata al riposo in vantaggio di un solo punto. Nel terzo quarto gli ospiti hanno guadagnato l'inerzia della partita, complice anche gli errori della formazione di casa al tiro. Gli Amaranto infatti hanno costruito delle buone azioni ma non sono stati precisi sotto la lunetta e così il campus ha fatto il sorpasso andando alla sirena con un più 6. La partita si è decisa così nell'ultimo quarto. Zocca e Jankovic hanno provato a ribaltare la situazione ma Varese è stata chirurgica nel gestire i palloni decisivi e alla fine il punteggio è stato di 90-85 per la formazione ospite. Alla fine tanti applausi per tutti, soprattutto per l'Amen BC Servizi, che chiude con 4 vittorie e 4 sconfitte la seconda fase della stagione, culminata con la salvezza conquistata in Serie B dopo un anno da matricola. Insomma, una grande stagione che promette bene anche per il prossimo anno. E parliamo di automobilismo perché alla vigilia del Signore di Imola siamo andati nel paddock della pista emiliana per raccogliere le sensazioni del gruppo vicino ad Andrea Piccini. Paddock dell'Iron Link ad Imola, la vigilia della 6 ore, seconda gara valida per il mondiale endurance con Andrea Piccini, vincitore di una 24 ore, quella di Spa, vincitore di un mondiale per scuderie. Oggi giornata di prove, poi domani ci sarà la 6 ore, avete ottenuto degli eccellenti risultati con l'Hypercar, una macchina straordinaria, qualche numero? Le Hypercar sicuramente sono una delle categorie più interessanti che è stata sviluppata in questi ultimi anni, sono vetture ibride, arriviamo intorno agli 850 cavalli, più o meno 1100 kg, 1150 kg, quindi vetture molto leggere con un gran carico aerodinamico e motori ibridi, sicuramente tolta la Formula 1 sono le vetture più performanti che abbiamo nel mondo dei motori, devono essere anche molto affidabili perché in realtà la gara più corta è questa qua di Imola che è 6 ore, tutte le altre sono 10, 12, 24, quindi è importante la prestazione ma anche molto l'affidabilità. Ecco, ma come si vive una gara di durata? L'adrenalina scorre a fiumi? Diciamo che sicuramente la strategia è fondamentale in una gara così lunga. Ormai le 24 ore sono diventate comunque quasi gare sprint, non è come una volta che si guardava
a preservare il mezzo nella durata della gara. Si parte, si inizia a spingere dal primo minuto, bisogna evitare di avere qualsiasi tipo di problema, di contatto, i piloti devono restare sempre concentrati e ovviamente il team deve riuscire a mettere in piedi la strategia migliore per ottenere il risultato vincente. In giro sempre per il mondo e Sansepolcro? Sansepolcro è sempre lì, quando posso la mia casa per ora è sempre lì, però diciamo che ultimamente i programmi del team sono diventati molto, molto importanti e molto frequenti, perché partecipiamo comunque oltre al WEC, che è il campionato del mondo, al campionato europeo, corriamo in America, abbiamo una sede a Detroit, partecipiamo al campionato IMSA, abbiamo delle vetture che corrono in Asia nel super trofeo Lamborghini, quindi siamo sempre abbastanza impegnati quasi tutte le domeniche in pista. È tutto con lo sport, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo, tra poco non perdetevi Sotto Rete con Barbara Perissi e i suoi ospiti, dove verrà focalizzato il momento dell'Arezzo alla vigilia dei playoff.